JJ, ti rendi conto? Tanta immaginazione, tanto amore, tutti quei baci, quella passione per niente. L'idea non ha funzionato. Malvina, abbi fiducia. Sta tranquilla. Dobbiamo seminare la discordia poco a poco, ok? Ok. Si vedono domattina. E noi dobbiamo fare qualcosa. Che cosa? Posso sorprenderti? Ti ascolto, che mi dicevi? Se ti è passata e hai preparato la colazione. Affermativo. Affermativo? Sei diventato un poliziotto. Fa una cosa, Cielo, vieni qui, non vorrei che si raffreddasse la colazione. Ti mando un bacio. Tesoro. Come si apre? Com'è possibile? Era facile. Ah, ecco qui. Ah, non brucia. Come brucia? Dai. Peggiora. Non vedo niente. Oh. Buongiorno. Il signor Bedoya? Bedoya Agüero è andato all'aeroporto. Che? È andato in viaggio con questa grande crisi. Ma no, è andato ad accompagnare Tiaghito. Ha deciso di tornare a Londra. Che? Tiago, mio nipote, sta andando a Londra e nessuno mi ha avvisato. Ti rendi conto che sono sempre l'ultima a sapere queste cose? Se n'è andato. È partito. Chi è? Vengo. Arrivo. Amore, ho un piccolissimo problema, però arrivo. Ciao. Ciao. Non vedo l'ora di accarezzare il tuo viso. Hai cambiato profumo? Sì? Ah, ma che bello. Mi piace. Finalmente, amore. No. Non ci posso credere. Ho aspettato tanto questo momento. Ti amo. Non importa, fate con comodo. Perfetto, molto lavoro. Siete forzuti. Prima classe con Air London. Andiamo. Andiamo, non guardate indietro. Forza, guarda davanti a te. Guarda al tuo futuro. Guardalo, che bello! Tiago! Cosa? Non te ne andare! No, Malvina, che ci fai qui? Perché, Malvina, sì, sì, amore mio, non dire nulla, anche per me è stato wow il bacio della riappacificazione, però non importa, come inizio non è male, stiamo di nuovo insieme! Che? Come hai usato uscire di casa senza avvisarmi? Tu sei sotto la mia tutela, sei una mocciosa di 15 anni! Papà, lasciala in pace, andiamo! Sparisci! Mi farà venire un'emorragia cerebrale, ecco che cosa mi succederà! Andiamo! Aspetta. Mar, perché non vuoi che parli? Rispondi. Abbassa il finestrino, Mar. Rispondi. Se te ne vai, muoio. Avanti, Tiago. Andiamo, perderai il volo, figliolo. Aspetta. Perché mi fai questo, Mar? Prima mi dici che mi vuoi bene, poi no. Che mi vuoi solo per i soldi. Io non ti capisco, Mar. Non ti ho mai capita. Neanch'io, sai. Andiamo, figliolo. Andiamo. Solo che mi fai stare male. Malvina, il bacio che ci siamo dati prima non significa nulla, perdonami. Che,
Che no, ma certo, va bene, perché cosa dovrebbe significare? Io non sto pensando di ritornare insieme. Ah, perfetto, no, siamo d'accordo, perfetto. No, è solo una questione di fare le cose con calma, di ricominciare da zero. Uno, che? Due, tre, stiamo insieme. No, non stiamo insieme, Malvina, no. Ciao, guarda che è arrivato. Sì, beh, ragazzi, vi lascio soli così potete parlare. Sì, non stiamo troppo incollati, altrimenti ci potremmo stancare. Sì, bene, amore mio, che? Fidanzatino. No, non siamo fidanzati, ciao, ti sbagli. Non siamo fidanzati. Ciao, fidanzato. Non siamo fidanzati. Sì, piangi. Tiago ormai è partito. Adesso vedrai chi sono. Cielo, per favore, stai calma, ti prego, parliamo. Io perdo la testa, perché... perché penso che ti piaccia JJ e questo mi fa diventare pazzo. Basta, basta. Non c'è niente tra me e James. Sì, ma io ho visto, io... Beh, se è così, ti chiedo perdono. Io pensavo che c'era qualcosa e se sono gelosa è perché ti amo. Sì. Mi ami, però hai baciato la signorina. No, è stato solo un errore. Pensavo che fossi tu, è una storia lunga. Mi sono messo il collirio, non vedevo nulla e andavo a tastoni. E pensavo fossi tu. Quando l'ho baciata ho capito che non erano le tue labbra. E tu ho smesso subito. Ma che cosa ne sai? Non mi hai mai baciata. Non sai quanto lo vorrei. Io voglio stare con te. Io ho bisogno di stare con te. Però ti sei messo insieme a lei. E che... è stato un altro errore, solo un impulso. Io... ti rendi conto che questa storia è soltanto un problema dietro l'altro? Perché non ti decidi una buona volta e torni da lei che è la tua fidanzata? Perché? Perché non voglio stare con lei, è te che voglio, non mi voglio interessa. Continuare questa storia. Dimenticati di noi due. Dei baci, della tua gelosia e di tutto quello che ci sta rovinando. Stai dicendo sul serio? Sarà meglio per tutti. Io... penso che mi farò da parte. Tu sei il mio angelo, sei il mio angelo, non mi lasciare. Credimi, sei il mio angelo. Vattene. Accompagname. No perdemos nada con solo probar. Luego una canción nos escribirá. Yo te doy mis sueños, aprende a soñar. Vayamos lejos, mi amor. Lejos de acá, mis ojos pueden llevar. Otra realidad que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste. Te juro que existe ese lugar. Ti stai divertendo, dolcezza? Dovrei soffrire per avermi sfidato, lo sai? Prima una settimana qui dentro per ammorbidirti. E poi conoscerai il vero significato della sofferenza. Perché non mi uccidi e la finisci? Non è una cattiva idea, lo sai? Però prima resterei qui un'intera settimana. Se ti viene fame, mangiati pure le unghie, mocciosa insolente. Ciao, dolcezza. Ragazzina impertinente, mettersi contro di me. Papà,
Cosa ci fai qua? Che succede, papà? Stai male? Che cos'hai? Sì, io non... Sì, papà non sta molto bene. Papà ha fatto soffrire molto le persone che ama e... soprattutto te. Io? Perché? Spero che riuscirai a capirmi. Spero che capirai che l'ho fatto perché... perché ti amo, però... figliolo, io ti ho mentito. Ti ho mentito sulla tua mamma. E ora ti dirò tutta la verità. Guarda che ti ha fatto, io l'ammazzo! Rama! No, no, non piangi. Non ti posso vedere così, Mar. Per favore, dimmi che è successo. Sono andata a fermare Tiago. E dove? All'aeroporto. Ho capito che se non resta qui io potrei morire. Sono andata a fermarlo, ma è partito lo stesso. Mar. Tiago è tornato. Vuoi dire che è a casa, eh? Sì. È tornato. Sì. Vieni, andiamo, forza. No, 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 se Bart mi vede fuori mi ammazza e ammazza anche te. Al signor Bart ci penso io, vieni. Cosa state facendo? Come hai usato a liberare quella macchina? Non la tocchi! Ma che vuoi fare? Vorresti picchiarmi? Sì, sono capace di qualsiasi cosa. Pensate di essere, voi due. Papà, fermo! Che ti succede? Niente, figliolo. Il fatto è che... questi ragazzi pensano che con i loro scherzetti riescono a farmi paura, ma io non mi spavento di nulla, no. No. Che avete fatto? Niente. Questi poverini... Ecco, la tormenta, figliolo. Guarda, io non voglio che escano così con una notte del genere. E se poi gli succedesse qualche cosa, potrebbe succedere qualcosa. E io ne morirei. Andate a dormire, forza. No, un momento, vorrei parlare con me. No, tu devi riposarti dal tuo viaggio mancato. Forza, va, figliolo, va. Voi due non mi conoscete ancora, vero? Riposate finché vivrete.